Concediamo poco ai nostri avversari, li facciamo venire poco dentro la porta, poi il gol facciamo noi per loro, per cui bisogna sicuramente modificare. Non penso che ci sia destino dietro, per cui non penso che sia io quello prossimo, non ho nessun pensiero e poi magari anche quell'episodio nel secondo tempo che dopo io ho salvato a quei pochi centimetri, penso di magari di avermelo cavato, diciamo. Hai giocato. Magari così ho saltato il quarto della difesa, diciamo. No. Qualcuno ti ha fatto battuta? Sì, era la battuta era che magari è meglio non venire a Palermo, però poi è finito lì, no. Sì, adesso spero che basti per tutta la stagione con degli autogol, ecco perché aggiungendo qualche punto in più, sì, sicuramente potremmo essere in una posizione più bella, però penso che nonostante tutto possiamo essere contenti. Penso che si veda il progetto, che si veda che la squadra c'è. Innanzitutto che c'ha coraggio, c'ha sicuramente carattere, che fa vedere in ogni occasione che ha la forza di uscire fuori di qualsiasi situazione, sia positiva o negativa. Ma ripeto, innanzitutto questi episodi sono stati sempre negativi, per cui si è visto dopo la reazione e penso che è la cosa più importante e fondamentale. E penso anche che poi i tifosi anche si stiano divertendo. Si vede che la classifica è quella che è, si vede che perdendo una partita, vincendone una, puoi essere ultimo o puoi diventare secondo in classifica, per cui dobbiamo concentrarci su quello che riusciamo a ottenere sul campo e penso che fino adesso si è visto che facendo la nostra partita, puntando sulle nostre caratteristiche, e con la forza di carattere che innanzitutto c'è la squadra, possiamo arrivare dappertutto. Questo è il positivo e il negativo. Poi può essere una cosa, diciamo che ci dà coraggio di magari puntare di più in alto, ma allo stesso punto deve essere anche un punto di riferimento per noi che abbassando un attimo la concentrazione e l'attenzione possiamo anche presto arrivare ad una parte della classifica che è sicuramente molto scomoda. E avete visto bene che c'è veramente una bella atmosfera sia in campo che si vede la domenica. Posso garantire che ci divertiamo anche durante la settimana, anche in allenamento, nonostante la concorrenza che c'è giustamente per ogni ruolo, ci stiamo trovando bene e anche fuori del campo con diversi giocatori giustamente faccio anche qualcosa fuori del campo, mi aiutano, mi danno una mano, andiamo a divertirci, andiamo a mangiare insieme, con Marco Di Vaio che mi trovo molto bene, e Meggiorini, anche con Diego Perez, a Mudingai, ci sono parecchi, ripeto, non vorrei né escludere nessuno né magari sottolineare qualcuno di troppo perché magari nascono delle gelosie poi.